Il duello per la vittoria assoluta ad Ascoli di soli 7 giorni prima aveva creato una grande attesa per la 65esima Trento Bondone, settima prova del campionato italiano velocità montagna e del campionato europeo della montagna, dove in tanti aspettavano una prestazione monstre dell'idolo di casa Christian Merli e della sua Osella FA30 Evo RPE, gommata Avon, che gli permettesse di lottare finalmente con il campionissimo Simone Fagioli. Ma il toscano, al volante della sua Norma M20 FC Zytec gommata Pirelli, ha disputato una gara praticamente perfetta, demolendo il record del percorso. Il pilota della Sport Made in Italy ha aggredito i 17.300 metri di asfalto che da Trento portano sul Monte Bondone, polverizzando il vecchio record da lui stesso detenuto, abbassandolo di quasi 10 secondi, fermando il cronometro sul tempo di 9:10:68 ad una media di 113,10 km orari. No, siamo felicissimi, incredibile, un 9:10 sicuramente inaspettato. Senza la prova di ieri, oggi abbiamo tirato un po' a indovinare, ma la macchina andava veramente bene, aveva un grande inserimento, le gomme fantastiche, hanno retto fino alla fine, quindi voglio ringraziare la Pirelli, voglio ringraziare la Norma per la macchina, Armaroli per i motori che ha retto a questo caldo fino alla fine in modo fantastico. Quindi ringraziamento a tutto il team che lavora giù, i ragazzi tutti, perché sono prestazioni che arrivano di gruppo e si possono raggiungere solamente per un lavoro di gruppo eccezionale. Grazie a tutti. E speriamo che questo 9:10 rimanga per qualche anno. Vede il bicchiere mezzo pieno il secondo classificato, il calabrese Domenico Scola, attuale leader del CVM, che nonostante un problema al motore della sua Osella PA2000 Honda, che lo ha bloccato in prova e rallentato in gara, è riuscito a staccare un crono di tutto rispetto, 9:49:47. Una Trento Bondone molto, diciamo, travagliata e particolare. Ho avuto dei problemi alla prima manche di prova, purtroppo ne ho potuto fare solo mezza per problemi al motore che mi sono portato anche in gara, non avendo avuto modo di provare nella seconda manche di prova cosa ci fosse. Sono salito in gara da un po' meno di metà gara a 3 cilindri, quindi diciamo che con metà motore fare 49 non è male. Non sono contento ai fini del mio crono, ma spero di migliorarmi l'anno prossimo, sperando che tutto vada per il verso giusto. Ciao. Molto deluso Christian Merli, afflitto anche lui da problemi al propulsore RPE della sua Osella FA30 Evo. Uno schifio, è andata così, dai, cosa vuoi fare? Non vuole andare dritto niente, ieri non abbiamo potuto fare la seconda prova, ci è mancata e è così. Poi il motore ha cominciato ad andare a 7 e ho voluto salire lo stesso in tutti i casi per portare a casa un po' di punti e vabbè, dai, si vedrà. Speriamo che un giorno inizi ad andare qualcosa dritto. Comunque i complimenti vanno fatti a Simone perché ha fatto veramente un tempo eccezionale. Mi ha stupito ancora. Però tutto questo stupore mi sta facendo venire la voglia di smettere. Digli di non esagerare. Quarto assoluto, terzo di gruppo E2M e primo di classe 1006 con la piccola Gloria C8 Pievo, un altro pilota trentino, l'alfiere della piloti Oltrepò, Federico Liber. Anche lui sotto il muro dei 10 minuti con il tempo di 9:56:96.
Sì, Trento Bondone è una grande gara, vicina a casa mia, 70 km, io abito sul lago di Garda. E la macchina mi sono trovato abbastanza bene, è una macchina nuova che abbiamo appena finito di costruire con il nostro team LTS. Sono contento per le gomme, che ho trovato dei buoni collaboratori che sono Pirelli, mi hanno aiutato bene, mi hanno fatto capire diverse cose ieri. È che siamo stati un po' sfortunati, perché poi nel secondo giro ho piovuto e non ho potuto fare un setup perfetto della macchina. Però mi posso accontentare del tempo che ho fatto, ecco dai. Per le prime gare che sto facendo con questa macchina sto già andando bene. A chiudere la top 5, il giovane driver del Speed Motors, Paride Macario, sempre più a suo agio sullo Sella FA30 Zytec del team Fagioli. In E2B, oltre ai già citati Fagioli e Scola, il pilota della V Motorsport Matteo Moratelli è stato autore di una buona prestazione al volante dello Sella PA2000 Honda Evo, ottenendo il terzo posto di gruppo, secondo di classe 2000, staccato da Scola di 15 secondi. Da segnalare la quinta e la settima posizione per altri due piloti V Motorsport, Luca Piffer e Paolo Venturi, rispettivamente primi di classe 1006 e 1003 su Radical Pro Sport ed Elia Avrio ST9 Evo. Tra le monoposto di gruppo E2M, da registrare il terzo posto di classe 3000 per il trentino Diego De Gasperi sull'Ola B9950 Evo Zytec. Il primo posto di classe 2000 e sesto di gruppo per il giovane Karim Sarturi su Tatus Formula Renault. E la vittoria in classe 1000 per i portacolori del team Destra 4 Santo Stumi su Formula Gloria. Tra le barchette biposto di gruppo CN si è aggiudicato il gradino più alto del podio il potentino Achille Lombardi, nonostante una toccata poco prima del via durante l'allineamento che gli ha compromesso l'equilibratura della sua Osella PA21S Honda. Alle sue spalle, staccato di 20 secondi, il pilota della Cubeda Corse Giuseppe D'Angelo, ancora più convincente dopo la buona prestazione nella gara di Ascoli. Terzo, il pilota della scuderia Vesuvio Francesco Michea Carini, nonostante la febbre che lo ha colpito nella giornata di prove. Primo tra i prototipi di classe CN1, il pilota della Dalmazia Motorsport Luca Mazzalai, alla guida dello Sella PA21 Junior. Nelle Dream Car di gruppo GT è stata vittoria netta per il pilota di Trento Marco Cristoforetti al volante della Porsche 911 GT3R davanti a Giuseppe Ghezzi su Porsche 997 GT3R, staccato di 17,4 secondi. Soli 3 decimi di ritardo dal secondo, si è classificato il leader del campionato, il padovano Roberto Ragazzi, su Ferrari 458 Challenge Evo, primo di classe GT Cup. Bondone amaro per il pugliese della Fasano Corse Franco Liogrande, che dopo l'ottimo tempo in prova ha dovuto abbandonare ogni velleità di vittoria per un incidente nel primo tratto di gara. Bene, ciao a tutti gli amici di Stile Salita. Dal Bondone, oggi è andata bene, ho fatto podio, ho fatto terzo dietro le due Porsche GT3 che erano due aerei, ho preso dei punti importanti per il campionato, quindi ritengo di aver fatto una bella gara. L'anno scorso 11.08, quest'anno 11.07, direi che è andato tutto molto bene. La gara è bella, c'era tantissimo pubblico che ti dava la carica anche in tutti i tornanti qua sopra, e do l'appuntamento a tutti i nostri tifosi alla Rieti Terminillo fra 15 giorni. In gruppo E1 E2S si è aggiudicato il duello tra le vetture a ruote coperte più potenti il bolognese Fulvio Giuliani al volante della sua Lancia Delta Evo, davanti al teramano Marco Gramezzi e alla sua splendida Alfa 155 ITC, staccato di 7,5 secondi. Terzo il pilota calabrese trapiantato in Germania Egidio Pisano, alla guida della sua rossa Volkswagen Golf STV di classe 2000. Da segnalare la strepitosa prestazione del portacolori della Cubeda Corse, il calabrese Giuseppe Aragona, quinto assoluto e primo di classe 1006 alla guida della sua Peugeot 106. Caro Egidio, cosa si prova a venire alla Trento Bondone
correre, fare una bella prestazione e trovarsi qua sui mezzo agli amici e dire le sensazioni della gara. Bella sensazione qui, non c'è da parole, bellissimo. È bello e sicuramente tu che fai tanta strada, che vieni dalla Germania, che ci rappresenti come paese italiano nelle gare europee, tedesche, dove spesso siamo assieme, io personalmente ti faccio i complimenti perché hai fatto una prestazione superba. Che alla Trento Bondone ha un sapore sempre particolare perché è una gara che è a sé, quindi con le gomme ti sei trovato bene, la vettura è andata bene, dacci un po' le tue sensazioni. Sì, io sono andato abbastanza bene, il meteo era un po' alto, però diciamo sono contento di questa prestazione oggi. E vabbè, il viaggio è lungo, va a venire sempre in Italia, però è bello venire qui a fare le gare. Niente, è un weekend sempre molto travagliato quella della Trento Bondone, perché appunto ieri già in prova abbiamo deciso di salire una sola volta sia io che il dottore, un po' come da comune accordo, perché tanto sapevamo che le macchine erano già, il setup era già quello giusto. E appunto oggi è una giornata molto calda dove si sono impegnate molto le gomme, molto i freni. Io ho avuto qualche problema di freni, Maganza mi ha dato delle gomme prestazionali che qua alla Trento Bondone non sai mai che mescola a montare, quindi bene o male, come vedi, ogni domenica c'è il risvolto della medaglia, si dice. Domenica ha vinto Marco, oggi ho vinto io. Sicuramente vincere qua alla Trento Bondone, dove la mamma Elisa mi ha fatto la sorpresa di portarmi Federico, che oggi compie 7 mesi, che è il 5 di luglio, credimi che è come la sensazione di aver vinto il campionato italiano. Quindi veramente è un'emozione forte, ringrazio tutti. Ringrazio anche voi che siete sempre presenti in ogni angolo, in ogni postazione, e quindi siete molto bravi a sempre a illustrare queste nostre gare. E niente, adesso aspettiamo di rivederci alla prossima gara. Ciao. Come andate? È andata bene considerando il caldo atroce che ci ha distrutti? Certo, non distrutti come la tua macchina, Gianni, perché mi hanno detto che sei a piedi, però va bene così. Il mio compagno di squadra, vedete, è ancora provatissimo, è una pezza, non si può riprendere, infatti forse non rientra in Australia. Comunque è andata bene, grazie a tutti e grazie a voi di Salite Stile di Vita che fate questo lavoro encomiabile davvero per tutti. Ciao. È stato un duello tra i rallisti Tiziano Nones e Giorgio De Tisi, entrambi su Citroen C4 VRC, a decidere il gruppo A. Nones si è imposto con il tempo di 10.50.32 davanti al vincitore della passata edizione, staccato di poco meno di 10 secondi. Terzo, il pilota della Repubblica Ceca, Lukas Wojacek, al volante della sua Mitsubishi Lancer Evo, ad oltre 20 secondi dal vincitore. Ottima prestazione per il rientrante Romi, primo di classe 2000 al volante della sua Honda Civic Type R, e del rallista Matteo Dapra sul Renault Clio Super 1006, anche lui vincitore di classe. In gruppo N, duello sul filo dei centesimi tra il campione 2014 Armin Hafner e il sorrentino di Trento Oplay, entrambi su Mitsubishi Lancer Evo. Ad aggiudicarsi la vittoria, dopo i 17.300 metri di gara, è stato Hafner per appena 39 centesimi di secondo sul Campano, che comunque allunga in campionato vista l'assenza del suo diretto rivale per il CVM 2015 Giovanni Del Prete. Terzo, il campione europeo in carica, il macedone Igor Stefanoschi, staccato di 5 secondi dal duo di testa. Anche in classe 2000 la gara è stata incerta sino all'ultimo metro, con il vincitore Michael Mattivi che ha avuto la meglio di appena 1,3 secondi su Elias Fontana, entrambi su Renault Clio RS.
Il piemontese della V-Motorsport Giovanni Regis si è aggiudicato la classe 1006 al volante della sua Peugeot 106, staccando di 5 secondi Matteo Bomartini al volante della Honda Civic EK4. Sono contentissimo, è stata una dura lotta, come si vede siamo sempre stati dentro in due decimi, una volta io avanti, una volta c'era davanti il Migliolo, Oplay, ci siamo compattuti e dopo più su che siamo andati ero davanti io. Questa qua è una gara tipo da pista, bisogna saper gestire sia il caldo, il calore dentro in macchina, fate conto io ho acceso il riscaldamento, la ventola, tutto quanto, sicuramente sono andato a 70 gradi, le gomme ancora più calde, più tutto, e ho fatto di tutto di gestire le gomme e alla fine con un po' di fortuna sono riuscito adesso a vincere 3 volte in fila con la Mitsubishi, qua al Bondone. Ragazzi, che vi devo dire, molto informale per gli amici di Salita Stile di Vita. Mi dispiace, non sono riuscito a fare quello che volevo, il sesto record dopo 6 gare. Il Bondone è stregato per me e grazie a tutti comunque che mi hanno dato una mano. Cercherò di sistemare la macchina per lo sfido. E vedrete come le soddisfazioni che meritiamo. Ciao a tutti. Tra le vetture di stretta derivazione di serie, le Racing Start, vittoria a mani basse con relativo record del percorso per il pilota della Elite Motorsport Nicola Novaglio al volante della Mini Cooper S curata dalla AC Racing. Nulla potuto contro il bresciano il rientrante campione 2014 Ivan Pezzolla al volante della Mini Cooper della DP Racing, in ritardo di oltre 8 secondi dalla vetta. Terzo è il sempreverde Mario Tacchini su Mini Cooper S della Giraldi Car Technology. Tra le vetture aspirate, vittoria per il pilota della Millennium Sport Marco Cappello al volante della Honda Civic. Come sempre Trento Bondone è una gara durissima, molto, molto impegnativa. Anch'io qui ho patito un po' il caldo e vari errorini e tutto quanto, però siamo riusciti ad arrivare in cima con miglior tempo e va bene così. In Racing Start Plus, vittoria a mani basse per il pilota della Scuderia Vesuvio Luca Gaetani su Renault Clio RS, davanti al veneto Massimo Fabiane, anche lui su Renault Clio, e alla trentina Barbara Giongo su Mini Cooper S. Tra le bicilindriche, vittoria in solitaria per il portacolori della Scuderia Vesuvio Ettore Liberato al volante della sua Fiat 500 Giannini. Nella Coppa Dame, netta vittoria di Daniela Ronconi su Gloria C8P davanti a Gabriella Pedroni e Barbara Giongo. 56 e 96 Cristian Berli. Ha dato una grande prova di carattere salendo sul secondo gradino del podio pur non avendo quasi disputato le prove. Il suo tempo 9.49 e 47, Mosella via 2000 e quella di Domenico Scala. Segna queste bellissime coppe, c'è scritto a grandi caratteri 65esima Trento Bondone, la leggenda, il tracciato più lungo di tutti, 17,3 km, 17.300 metri. Noi andiamo a festeggiare chi questa gara l'ha vinta per 7 volte, chi si è imposto su questi difficilissimi tornanti abbassando di 9 secondi e 8 il precedente record, lo ha fatto con la norma M20FC motorizzata Zytec, la sua scuderia è la Sport Made in Italy e lui è Simone Fangiani.